La novità di FS Pro 2020 è la capacità di aggiungere sottotitoli in una tabella passo azione o fase descrizione. Questa nuova caratteristica vi permetterà di aggiungere struttura alla tabella, dandovi la capacità di aggiungere nuove suddivisioni nelle tabelle. È molto facile. Per prima cosa dovete selezionare una tabella di passo azione o fase descrizione nel blocco. Posizionate il cursore in questo blocco, andate su Procedura, selezionate Tabella passo azione e verrà inserita una tabella passo azione. Dovete posizionare il cursore nella riga dove volete collocare il sottotitolo. Andate nella colonna FS Pro e selezionate Inserisci sottotitolo e così verrà inserito il sottotitolo. Potete dargli un nome. Se desiderate potete inserire più sottotitoli. Dovete solamente posizionare il cursore nella tabella, cliccare su Inserisci sottotitolo e verrà inserito un nuovo sottotitolo. In questo modo potete inserire sottotitoli con FS Pro 2020.